Twist, twist, tutto il mondo, twist, twist. Uè Gino, vai a stappare 5-6 boccioni di champagne e tira via tutto il caviale dalla cassaforte. Forza. Signorino Luca, lo sai che il commendatore è gelosissimo del suo caviale? Ma come fai adesso? Prendi le parti del papà? Ma non facciamo il barbone! Ma cosa volete che sia qualche chilo di caviale? Vorrà dire che quest'inverno ci rifacciamo con le paghe degli operai! Va bene! Chissà perché i padri quando invecchiano diventano così stronzi. Te lo spiego io il perché. Perché hanno dei figli pistola come te! Ma papà... Cosa c'è qui? Cosa c'è? Cosa succede qui? Poi Teddy, guarda che la colpa è di Luca, non è mica mia. Che vuole cose in chiaro. Capitani coraggiosi. Ho capito, ho capito. Appena svolto l'angolo scatta il bacanale. Ma quale bacanale, papà? Questo qua è uno surprise party, twist. Cosa? Passa truppe... La luna ci vede. Dai, insomma, cosa sono? Chi sono questi barboni che mi porta in casa? Barboni! Oh! Piano coi barboni, Che io qui dentro ho portato il fiorfiore della nobiltà. Ti presento i Marchesini Pucci, sangue blu dipinto nel blu. Ganza questa luna! Dai, insomma, basta con queste menate. E adesso, fuori dalle balle, tutti! Fuori tutti! Ma bravo, papà! Uè ragazzi, mi dispiace, la musica è finita, gli amici se ne vanno. Ciao Marina, andiamo in branda, va? Ulteriore video da sapore di mare, un grande Jerry Calà che fa twist twist quando offre il tonno ai suoi cari amici che sono in vacanza da lui e quando cerca di scippare a suo fratello De Sica una bellissima, bellissima ragazza bionda, una straniera. Ricordiamo inoltre che quel ragazzo molto magro sullo sfondo è Angelo Maggi, nostro ospite recentemente, nonché voce di Tom Hanks e del commissario Winchester. Quanto ti sei divertito a Sapore di Mare, Jerry? Beh, erano veramente divertenti proprio da fare, anche perché la verità è questa, che quando uno è all'inizio, non gliene frega niente di nessuno, si butta, non c'ha tante menate o pippe mentali, hai capito? Si diverte, andavamo a fare i film, facevamo un casino, non andavamo mai a dormire, la mattina non sapevano dove venirci a prendere, eravamo proprio in piena tu goliardica e devo dire che i risultati poi si trasferivano come divertimento anche dello schermo ed erano dei film divertentissimi, quindi io ho dei ricordi proprio bellissimi. Ricordiamo Jerry, 32 film dal 1980 sino all'ultimo, a partire da Una vacanza bestiale sino ad arrivare all'italianissimo E io pago, una sorta di diario di bordo su come cercare di superare questa tassazione estrema, e in mezzo tanti e tanti film che hanno veramente segnato un'epoca di tante generazioni, compresa la mia: Yuppies dell'86, Fratelli d'Italia dell'89, Sapore di Mare dell'83, Bomber dell'82 con Bud Spencer, Rimini Rimini, Abbronzatissima nel 91. Jerry, hai scritto delle pagine meravigliose degli anni 80. Sì, sì, sembra che sono sempre stato in vacanza, Sapore di Mare, poi anche la grande, cioè 32 senza la grande, i grandi sei film della serie televisiva Professione Vacanze, che io ritengo una delle cose più divertenti che io ho fatto. Professione Vacanze, ricordiamolo, Cala Corvino, Monopoli. Cala Corvino, ragazzi, erano veramente tanto che credo che quella lì sia la serie forse più teletrasmessa in Italia, perché è da 30 anni che la fanno ancora tutte le estati. Io e mia sorella abbiamo 10 anni di differenza e lei se l'è rivista piacevolmente con me. Ricordiamo una serie televisiva bellissima, anche perché c'erano diversi camei di grandi personaggi. Tra cui... Capita, c'era tutto il cinema. Esatto. Ricordiamone alcuni, Jerry. Teo Teocoli. C'era Claudio Amendola. Esatto. C'era Claudio Amendola con quella simpaticona, tra virgolette, di Isabella Ferrari. Poi c'era Teo Teocoli. Poi c'era Teo Teocoli. E c'era anche il grande Giacomino Poretti, di Aldo, Giovanni e Giacomo. E hai avuto praticamente... Ah, Giacomino Poretti era un personaggio. Esatto. Perché lui, in quel periodo, con la sua allora moglie, come si chiama l'attrice, anche lei che poi diventa... La Massironi, che era la moglie... Esatto. Erano i veri animatori del villaggio Cala Corvino. Cala Corvino, ricordiamo che è anche una perla di Puglia, Monopoli, quindi parliamo di una Puglia che... Il villaggio è una pipa, ragazzi. No, non dire, non è vero. No, lo dico perché quando la gente ci va dopo se la prende con me.
Eri tu che lo rendevi. Adesso l'hanno rinnovato, adesso scherzo, adesso so che l'hanno rinnovato, ma ai miei tempi la gente ci andava, poi per strada mi volevano menare, perché chiaramente sai col cinema tu spezzando le inquadrature noi lo facevamo sembrare un posto con la spiaggia meravigliosa, con la cosa così, però era tutto... Era tutto falsato, come è il cinema è finzione, capito? Jerry, la gente andava là e poi si incazzava. Jerry, tu sei un no, gran... adesso però scherzo, adesso mi hanno detto che è carino. Beh, Monopoli è meravigliosa, quindi tutto ciò che no, si trova lì è... Monopoli, Polignano a mare, poi noi le spiagge le giravamo, le bazzicavamo, le bazzichiamo. Jerry, tu sei un comunicatore di energia, sei un dispensatore di serenità. Io tante volte quando sono un po' giù prendo un VHS con un tuo film, mi vado a rivedere qualcosa su Sky Retro, su Sky Comedy, insomma, e mi faccio delle grandi e belle risate. E tu sei anche uno dei personaggi che hanno coniato più spot, tra virgolette, linguistici. C'è il tuo libidine, capito, non son bello ma piaccio. Hai creato una specie di romanzo popolare, hai creato un romanzo popolare su un nome che era Moira, la tigre del ribaltabile, no? Sì. Allora, ma è vero, è vero. Però Jerry, io ti voglio chiedere un regalo. L'hanno fatto sia Paolo Villaggio che Andrea Roncato, ripetere a circa 30 anni dalla messa in onda, diciamo, della prima tua grande battuta, a tua scelta, un tuo must, se lo vuoi regalare a noi di Telebari e di Tempi Supplementari. Allora, guarda, dirò questo perché è anche diventato il titolo dello spettacolo con cui sto girando con grande successo, sia locali e adesso anche il teatro. Adesso ho appena fatto il tutto esaurito al Teatro Nuovo di Milano e ripeterò la serata il 3 febbraio sempre al Teatro Nuovo, proprio con la gente fuori, poi la gente dentro che ballava, che cantava, perché io in questo spettacolo, di cui adesso vi dirò il titolo, io racconto attraverso la musica che... la mia carriera attraverso la musica, le canzoni che l'hanno caratterizzata nei film, nella vita, poi dietro scorrono le immagini, insomma è una grande festa per chi adora il periodo degli anni 80. Jerry, ci siamo! E il titolo di questo spettacolo è Non sono bello, piaccio. E ci hai anche preso, perché noi manderemo a breve, subito dopo la pubblicità, quel pezzettino di film tratto da Vacanze di Natale. Resta con noi, Jerry, eh!